Buongiorno, oggi affronteremo un nuovo argomento che è quello del biglietto da visita. Cominciamo. L'azienda che si presenta al pubblico ha la necessità di disporre di un'immagine unica su tutta la comunicazione cartacea che esce dal suo interno commerciale e non. L'immagine corrinata è composta da elementi grafici, font, colori, stile e griglie di impaginazione, che sono applicati sistematicamente su tutto ciò che concerne l'azienda, oltre al materiale cartaceo, la pubblicità, i mezzi di trasporto, le insegne, il sito web e i prodotti. Le carte d'uso costituiscono un insieme visivamente unitario, in modo che ogni pezzo richiami l'insieme. Questo non significa che il biglietto debba essere la miniatura della carta intestata. Tutt'altro, la varietà di soluzioni costituisce un pregio. L'elemento più importante, caratterizzante e strategico è il marchio aziendale, che va applicato su tutte le carte d'uso. Il materiale cartaceo commerciale che serve all'azienda per intrattenere rapporti con clienti e fornitori è l'insieme formato da biglietti da visita, buste, carta intestata e modulistica. Noi, come abbiamo detto all'inizio, ci occuperemo del biglietto da visita. Eccoci. La carta di credito misura 85x55 mm. Questa è la misura massima che viene adottata per il biglietto da visita normalizzato, poiché i portafogli e i portabiglietti prevedono questa misura. Rimanendo al di sotto c'è la più completa libertà di forme e tagli nella progettazione. Il biglietto da visita in genere si stampa su cartoncino consistente da 200 grammi per metro quadro minimo su ogni tipo di carta, colorata, ecologica, goffrata, purché coordinabile con busta e carta da lettere, più raramente anche su materiali fuori dall'ordinario. Il requisito più importante del biglietto è la sua memorabilità, cioè la capacità di rendere indimenticabile il suo possessore. Per cui il biglietto da visita è fondamentale, deve essere quello, diciamo, quell'oggetto che una volta in mano al cliente debba rimanere nel suo portabiglietti o nel portafogli e non finire in un cestino dei rifiuti. Per cui è molto importante, come sempre, l'impaginazione, il lettering, quindi bisogna fare molta attenzione al formato e alle proporzioni, e poi diciamo, il logo che rappresenta la ditta. Ecco, queste sono il biglietto da visita deve inoltre contenere poche informazioni ma chiare, in modo appunto che sia di facile lettura e soprattutto il probabile cliente possa memorizzare facilmente i dati in esso contenuti. Questo è tutto e ti saluto e buon lavoro.